tutta la verità sulla vivisezione. Questo è il motivo per cui la LAV si è trovata questa mattina davanti alla Bocca della Verità nel centro storico della capitale, un tema sul quale in queste settimane il governo italiano è chiamato ad emanare il decreto legislativo che cambierà formalmente la normativa nazionale, come ha spiegato Michela Kuan, biologa e responsabile del settore vivisezione. Siamo contrari alla sperimentazione animale o vivisezione perché è un modello altamente fallace. In più del 90% dei casi il dato dall'animale all'uomo non può essere trasferito, non è attendibile, quindi è una ricerca assolutamente inutile che sperpera fondi, denaro e lavoro per una scienza che di fatto non è predittiva per l'uomo. È ora di cambiare, il nostro Paese ha la possibilità di approvare un nuovo decreto legislativo che veda dei principi vincolanti nel corso all'animale e ovviamente una forte implementazione dei metodi alternativi che devono essere il futuro della ricerca nel nostro Paese, per gli animali e per l'uomo. Esistono moltissimi altri metodi che sono scientificamente validati e riconosciuti da più di 50 anni, noi in Italia ospitiamo il centro di validazione europeo che è l'ECVAM e purtroppo questa cosa non lo sa nessuno, invece è un vanto per il nostro Paese. Esistono degli organi ricostruiti artificialmente, dei microchip al DNA, modelli computazionali attraverso una strategia integrata che deve essere non in rapporto all'animale ma proprio in rapporto alla predittività verso l'uomo.